Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per riparare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo, perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Pater noster quis in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Cielo, volume 3, capitoli 82-84, 14-18 giugno del 1900. Trovandomi non poco sofferente, il mio adorabile Gesù nel venire tutta mi compativa e mi ha detto: Figlia mia, che hai che soffri tanto? Lasciami sollevarti un poco. Ma Gesù era più sofferente di me, così ha baciato l'anima mia. Siccome era crocifisso, mi ha tirato fuori di me stessa. Ed ha messo le mie mani nelle sue, i miei piedi nei suoi, la mia testa poggiava sulla sua e la sua sopra la mia. Come ero contenta nel trovarmi in questa posizione. Sebbene i chiodi e le spine di Gesù mi davano dolori, pure erano dolori che mi davano gioia, perché sofferti per l'amato mio bene. Anzi, avrei voluto che più crescessero. Anche Gesù pareva contento di me,
che mi teneva in quel modo attirata a sé. Mi pareva che Gesù ristorava me ed io fossi di ristoro a Lui, onde in questa posizione siamo usciti fuori, ed avendo trovato il confessore subito l'ho pregato per i bisogni di Lui e ho detto al Signore che si benignasse di fare sentire quanto è dolce e soave la sua voce al confessore. Gesù per contentarmi si è rivolto a Lui ed ha parlato della croce col dire: la croce assorbe nell'anima la mia divinità, la rassomiglia alla mia umanità e ricopia in se stessa le mie opere. Dopo abbiamo continuato a girare un altro poco e oh, quante viste dolorose che trafiggevano l'anima mia. Parte a parte, le gravi iniquità degli uomini che neppure si abbassano di fronte alla giustizia, anzi si scagliano con maggiore furore, quasi che volessero rendere ferite per doppie ferite, e la grande miseria che loro stessi si stanno preparando, onde con nostro sommo rammarico ci siamo ritirati. Gesù è scomparso ed io mi sono ritirata in me stessa. Siccome questa mattina il benedetto Gesù non ci veniva, nel mio interno mi sentivo suscitare qualche ombra di turbazione sul perché non ci veniva, onde nel venire mi ha detto: figlia mia, contenersi in Dio e non uscire dai confini della pace è tutto lo stesso. Sicché se tu avverti un poco di turbazione è segno che fai un poco di uscita da dentro Dio. Perché contenersi in Lui e non avere perfetta pace è impossibile. Molto più che i confini della pace sono interminabili, anzi tutto ciò che a Dio appartiene, tutto è pace. Dopo ha soggiunto: non sai tu che le privazioni dell'anima servono come l'inverno alle piante, che mettono più profonde le radici, le fortifica, le fa rinverdire e fiorire a maggio? Dopo ciò mi ha trasportato fuori di me stessa ed avendogli raccomandato vari bisogni è scomparso ed io mi sono trovato in me stessa con un grande desiderio di tenermi sempre dentro Dio, a ciò che mi potessi trovare nei confini della pace. Seguitando Gesù a non venire, ho cercato di applicarmi a considerare il mistero della flagellazione. Mentre ciò facevo, quando appena ho visto il benedetto Gesù tutto piegato e grondante sangue, e mi ha detto: figlia mia, il cielo con tutto il creato ti addita l'amore di Dio, il mio corpo piegato ti addita l'amore del prossimo. Tanto che la mia umanità è unita alla mia divinità, che di due nature feci una sola persona, e così in me le due nature resi inseparabili. Per cui non solo soddisfeci alla divina giustizia, ma operai la salvezza degli uomini. E per fare che tutti assumessero questo obbligo d'amare Dio e il prossimo, non solo ne feci uno solo, ma giunsi a farne un precetto divino. Sicché le mie piaghe e il mio sangue sono tante lingue che insegnano ad ognuno il modo di amarsi e l'obbligo che tutti hanno di badare alla salvezza altrui. Dopo, prendendo un aspetto più afflitto, ha soggiunto: che tiranno spietato è per me l'amore, che non solo impiegai tutto il corso della mia vita mortale in continui sacrifici fino a morire svenato sopra una croce, ma mi lasciai vittima perenne nel sacramento dell'Eucaristia. E questo non solo, ma tutte le mie membra predilette le tengo vittime viventi in continue sofferenze, impiegate per la salvezza degli uomini. Come fra tanti ho eletto te per tenerti sacrificata per amore mio e per gli uomini. Ah sì, il mio cuore non trova requie né riposo se non trovo l'uomo. E l'uomo come corrisponde? Con ingratitudini enormissime. Detto ciò, è scomparso. Allora, questi capitoletti sono molto, come sempre, istruttivi. I temi principali sono quelli della croce, della pace, il turbamento e dell'amore di Dio e dell'amore del prossimo. E siamo sempre nel terzo volume, siamo ancora nel 1900, quindi questo lungo, ecco, itinerario di preparazione alla vita nel divin volere che Gesù ha fatto fare alla sua cara vittima Luisa, tanto sofferente. Primo capitoletto che abbiamo letto, Gesù le fa vivere in un'altra maniera del tutto singolare, insomma, mistica, l'esperienza della crocifissione, ecco, quasi in qualche modo c'è un fenomeno di una
sorta di sovrapposizione, mi ha tirato fuori di me stessa e ha messo le mie mani nelle sue, i miei piedi nei suoi, eccetera, no? Dopo aver baciato l'anima sua, quindi come segno di amore. E dice una cosa stupenda, insomma, no? La croce assorbe nell'anima la mia divinità. Bellissima, la rassomiglia alla mia umanità e ricopia in se stessa le mie opere. È bellissima questa frase. Se stessa significa ovviamente nell'anima. Cioè, noi ci divinizziamo, diventiamo divini, tanto quanto la croce lavora nella nostra anima. Questo discorso della croce, insomma, che è un discorso tipicamente, tra l'altro, quaresimale, ma non è solo quaresimale, perché è un discorso cristiano tout court, potremmo dire. Senza la croce non c'è cristianesimo. E come poi Gesù continua a spiegare in continuazione. Soprattutto senza la croce non è possibile quel processo di divinizzazione dell'uomo e di distruzione di tutta la sua umanità. Cioè chi vuole vivere nella divina volontà, come ben sappiamo, deve distruggere la volontà umana, non nel senso ovviamente di distruzione di una facoltà spirituale che nella vita, nel divin volere, non solo che è vivissima, è sempre attiva. D'accordo, è sempre attiva perché sta in continuo atto di corresponsione e fusione con quella divina, ma deve distruggere tutte quante le modalità umane con cui essa si esprime, si esplica, si esercita, tutte quante le scelte sbagliate, le stupidaggini che commettiamo tutti i giorni, insomma, dalla mattina alla sera, anche senza accorgercene. Questo avviene soltanto attraverso la croce. Assorbe nell'anima la mia divinità, cioè che è bellissimo questa immagine, sarebbe come se la aspirasse, cioè la vita divina entra in te in misura proporzionale a quanto la croce opera nella tua esistenza. Il Signore non manca di mandarci le croci, insomma, e cosa lodevole è anche partecipare volontariamente per come si può alla sua passione. Ecco, occorre che però la nostra volontà sia disposta, sia serena, sia, come Gesù usa, quantomeno rassegnata. Poi la croce rassomiglia all'umanità di Gesù. Cioè, Gesù, se noi guardiamo la sua vita terrena, è stata una vita ininterrottamente crocifissa. Non solo sul Calvario, no? Pensiamo per esempio ai suoi anni di vita pubblica, no? Tutta l'ostilità che ha avuto, gli oltraggi che ha ricevuto, no? I Vangeli ci dicono va in un villaggio di Samaria, neanche lo vogliono far entrare, no? O quando chiama i 3 discepoli, dice guarda, tu vuoi venirmi dietro, guarda che il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Questa espressione non è soltanto un'espressione simbolica. L'interpretazione dei maestri di spirito, cioè non ha dove posare il capo, Gesù il capo l'avrebbe reclinato e posato sulla croce, no? Quindi era certamente questa interpretazione c'è, ma non ha dove posare il capo nel senso che Gesù non sapeva neanche dove dormire nei 3 anni di vita pubblica, viveva completamente abbandonato alla divina provvidenza, no? Quello che poi San Francesco visse era la vita di Gesù e degli apostoli, insomma, proprio alla lettera, no? Addirittura nei Vangeli, insomma, cioè, ci sono degli oltraggi talmente grandi che gli dicono che era il capo dei demoni, insomma, gli dicono che cacciava i demoni nel nome del principe dei demoni. Cioè, io quando rileggo quei brani del Vangelo traseco, no? Cioè, dico, ma cioè, dico, tu pensa ad essere Gesù, no? Cioè, mettiti nei panni suoi, cioè lui lo sa che è il figlio di Dio fatto uomo. E vede tanta stoltezza da parte delle persone che lo vanno a chiamare Belzebul, no? E anche insomma, quale pubblica umiliazione questa sia, no? Certo lui si è difeso, ma. Oppure i passi del Vangelo dove dicono è fuori di sé, no? Quando vanno ad avvertire anche la Madonna in quel passo che chiamavano i parenti di Gesù, il commento è fuori di sé, cioè è pazzo. Quindi queste sono le cose poi che si vedono, no?
tutte quante le forme di croce che possono raggiungere la nostra esistenza. E ricordiamo sempre che noi abbiamo sempre paura delle malattie e delle sofferenze, ma le croci interiori sono più grandi di quelle esteriori. Oltre che a divinizzarci, ci rassomigliano all'umanità di Cristo. E infine ricopia in se stessa le mie stesse opere. Perché se facciamo pace con la croce, ecco, se ci lasciamo plasmare dalla croce, se non ci ribelliamo alla croce, i frutti e le opere che usciranno fuori da tutte le croci che il Signore ci mandano sono le stesse di Gesù. Bellissima questa immagine. Una croce, passiamo al secondo capitoletto, come abbiamo visto tante volte, è anche la privazione di Gesù. I momenti per noi comuni mortali di aridità quando Gesù non si fa sentire. Dice, mi sentivo suscitare qualche ombra di turbazione sul perché non ci veniva. Allora, il discorso è questo: noi dobbiamo giungere a un livello di maturazione interiore se vogliamo certamente vivere degnamente la nostra vita cristiana e ancora di più se abbiamo aspirazioni di entrare nel regno del divin volere, dobbiamo vivere santamente e seriamente questo aspetto della vita spirituale. Ci sono dei momenti in cui Gesù si fa vivo, si comunica, ci dà tante grazie, tante consolazioni e dei momenti in cui Gesù sembra nascondersi oppure non si fa sentire. Un po' come nei Vangeli, ci ricordiamo quando Gesù stava nella barca, il noto degli Evangelisti, dormiva e che succede? Che delle volte sembra dormire in mezzo alla tempesta. Cioè, quindi sembra che nei momenti in cui abbiamo più bisogno della sua presenza sensibile, lui non ci sta più. C'è quel famoso racconto che tutti conoscono, no? Del pellegrino brasiliano, dell'anonimo brasiliano, adesso non mi ricordo come si chiamano, però il famoso racconto, no? Delle orme sulla sabbia, che c'era questo uomo, insomma, che Gesù gli aveva spiegato che non era mai da solo e che quella prova che Gesù era sempre con lui era che sulle orme della vita rappresentate da questo deserto c'erano non due passi, ma quattro, perché Gesù era sempre al suo fianco. Solo che in questo cammino, in questa immagine simbolica, si vedeva che nei momenti più difficili le orme diventavano due. E allora chi ha visto dice: Ah, Signore mio, vedi, che è successo? Perché tu nei momenti più difficili, io l'ho percepito, mi hai lasciato da solo, proprio nel momento in cui avevo maggiore bisogno di sentire la tua presenza al mio fianco? Dice: Ma no, figlio mio, non t'ho lasciato da solo. Le orme erano due, non perché io me ne ero andato, ma perché anche se tu non te ne sei accorto, io t'ho portato in braccio. È realmente così. Ecco. Solo che in alcuni momenti il Signore ce la lascia fare come esperienza di fede. Noi sappiamo che la fede, a differenza della devozione, quindi dell'intimità di Gesù, a differenza della vita spirituale, come dire, quando c'è il fervore, la fede è qualcosa di nudo, dice San Giovanni della Croce. Cioè, tu non hai percezioni, riscontri, capito? Tu credi che Dio è presente, tu credi che Dio provvede con un atto dell'intelletto e della volontà che vuole credere, ecco, senza sentire altro. La fede è quanto di più nobile esiste, è una grandissima virtù, tante volte Gesù ne parla, no? Lo stesso modo che quando noi partecipiamo a una Santa Messa, noi crediamo che la Santa Messa è la ripresentazione sacramentale del sacrificio del Calvario, o se uno preferisce, la rinnovazione mistica o incruenta del sacrificio della croce, la stessa cosa, insomma, anche se. Però noi non vediamo nulla di straordinario. Così come quando facciamo la comunione, non sempre avvertiamo a livello sensibile la presenza reale di Gesù, che però c'è. Così come quando stiamo davanti all'ostia consacrata in adorazione, quello è Gesù. Quindi
Quindi capiamo la differenza che c'è tra la fede e la devozione, come si dice tecnicamente, no? Quindi quell'atteggiamento interiore, quella vita intima, quel farsi sentire, ecco, da parte di Gesù, anche nelle forme comuni e accessibili a tutti, senza niente di straordinario, che tanta gioia ci danno, ma in alcuni momenti. Allora, quando noi avvertiamo che è un momento di prova, bisogna dire il fiat e non bisogna turbarsi, d'accordo? Gesù sa perché in un certo momento si nasconde, basta che lo sa lui. Non dobbiamo mai dubitare che se siamo in grazia, se viviamo in comunione con lui, sia sempre al nostro fianco, sia sempre pronto a scendere il nostro aiuto, sia sempre pronto, come dicono i salmi, a liberarci da ogni situazione difficile, da ogni angoscia, come descriveva Davide, e a liberarci se anche dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male perché tu sei con me, eccetera, eccetera, no? Sono momenti in cui il Signore, punto primo, vuole che noi esercitiamo la virtù teologale della fede, che è meritoria e che ci procura grandi meriti in cielo, oltre che fare grandi beni sulla terra. E se vediamo che ci turbiamo, non è. Stiamo uscendo, dice Gesù, da dentro Dio. Più avanti avrebbe detto a Luisa, quando avrebbe maggiormente chiarificato alcuni concetti, esci dal fiat, esci dal volere divino. Appena cominci ad agitarti, a turbarti un po', c'è una piccola uscita. Perché Dio è pace imperturbabile. Questo è un criterio di discernimento fondamentale anche per comprendere quando siamo uniti al fiat e quando invece sta in noi prevalendo un po' di volontà umana. Dobbiamo farlo con estrema umiltà, ecco, riconoscendo, ecco, che nessuno di noi certamente è arrivato a un cammino così bello ma anche impegnativo. Quindi se tu vedi che su una cosa cominci a turbarti, cominci a agitarti, cominci a stai uscendo al Fiat Supremo, umilmente lo riconosci, fai un atto di contrizione e cerchi di rientrarci. E alla prima confessione ti confesserai che in quella situazione ti sei agitato, ti sei preoccupato, ti sei angosciato, ti sei turbato e quindi certamente come imperfezione che però ti fa uscire dalla volontà di Dio, dal Fiat Supremo. Poi Gesù ricorda anche un'altra cosa, che le privazioni dell'anima, cioè i momenti in cui lui si nasconde in particolare, ecco, servono come l'inverno alle piante, cioè anche la natura ha delle stagioni, no? E tutto quello che Dio fa è somma e perfetta sapienza, perché non potrebbe essere sempre estate. Ci annoieremmo se fosse sempre estate, non potrebbe essere sempre domenica, perché alla fine ci annoieremmo, non la gusteremmo la domenica. Non può essere sempre Pasqua, non può essere sempre Natale, ecco. Certamente non può essere manco sempre Quaresima, d'accordo? Perché dopo uno si esaspererebbe, insomma, perché se so veramente non c'è, o non può essere sempre inverno. Cioè, la divina volontà guida la nostra vita secondo misteri di sapienza infinita. Ecco perché tante volte l'ho detto, no? Questo fin dall'ascetica classica, Sant'Ignazio di Loyola era un grande maestro in questo, diceva, t'attento che anche l'imitazione di Cristo contiene tantissimi passi istruttivi su questo argomento, lui diceva, t'attento, nei momenti di desolazione, quindi nei momenti di prova, nei momenti in cui non avverti la presenza di Gesù, ricorda i momenti di grazia e di gioia e pensa che certamente torneranno. E nei momenti di gioia non ti dimenticare, non per mandarti di pestorto, ma non ti dimenticare che quei momenti di gioia il Signore te li concede, ma ad essi certamente succederanno dei nuovi momenti di prova e di tribolazione, perché la vita in questo mondo funziona così. Stiamo non dispensare le suppliche di noi che siamo nella prova, dice una bellissima antifona mariana, e liberaci da ogni pericolo, Vergine gloriosa, benedetta. La Salve Regina dice, a te sospiriamo gementi e piangenti questa valle di lacrime. Quindi la gioia anche infinita e la felicità che dà la vita nella divina volontà non sia mai che sia intesa da qualcuno di noi come assenza di croce o di prove, assolutamente.
perché la croce e le prove ci accompagneranno ancora di più, insomma, per certi aspetti, no? Proprio perché il Signore, vedendo un'anima fusa col divin volere, come spiega, e arriviamo al terzo capitoletto, alle anime che sono sue, che sono fuse con lui, chiede di perpetuare la sua vita di sofferenza ad alcune anime, addirittura nello stato di vittima, perché? Per la grande passione di Gesù, che è la salvezza dell'uomo. Noi dobbiamo essere fermamente convinti che la tribolazione, la croce, non è solo, come Gesù ha spiegato, assorbimento della divinità nell'anima, non è solo somiglianza della nostra umanità con quella di Gesù, e non è soltanto riprodurre le opere di Gesù, ecco, ricopiare le opere sue, ma in particolare, inerentemente a questo ultimo punto, ricopiare le opere sue significa in particolare continuare la sua opera di salvezza, perché la sofferenza accolta con amore e offerta al Signore è feconda non solo per chi la riceve, ma per tutti. Le anime si salvano così come l'ha salvata Gesù, non c'è altro sistema. E la Chiesa si rinnova, si purifica e torna a splendere nei momenti meno felici di rinnovato splendore, tanto quanto i suoi figli prendono sul serio il discorso della croce. Sanguis martyrum, come era il sangue dei martiri, semen christianorum, diceva un antichissimo proverbio. Come si fanno a, come dire, a coinvolgere nuove anime nella Chiesa, a farli convertire a Cristo e a fargli chiedere il battesimo? Ci vuole il sangue dei martiri. Questa è la legge, non ci sono altre possibilità. E quindi le anime maggiormente predilette che amano Gesù sono da lui, lo dice lui stesso, le tengo vittime viventi in continue sofferenze. Qui bisogna vedere dove sono le anime amanti e coraggiose che, dinanzi a queste prospettive, perché Gesù non le nasconde, Gesù non ti alletta come fa il diavolo alletta con delizie, con piaceri e con chissà quali grandi cose, tu gli vai dietro e poi trovi il veleno, trovi la morte. Gesù fa esattamente il contrario, Gesù non ti alletta con delizie e con piaceri, Gesù ti presenta subito la croce, ma dietro la croce trovi la vita. È esattamente il contrario, capite? È esattamente il contrario. E tutto questo da cosa è mosso? E così andiamo al culmine della meditazione e anche al culmine della vita cristiana, dall'amore. Bellissima l'immagine che Gesù fa, no? Guarda, il creato ti addita l'amore di Dio, il mio corpo piegato ti addita l'amore del prossimo. Queste due forme di amore, dice Gesù, ne ho fatto un solo precetto. Biforme, diciamo, noi diciamo che sono due precetti della carità, ecco, ma l'immagine bella con cui viene espressa la carità è la colomba, cioè la colomba bianca rappresenta anche lo Spirito Santo, insomma, che proprio nella Santissima Trinità rappresenta appunto l'amore personale delle tre persone divine, perché spira, procede dal Padre e dal Figlio appunto per ispirazione d'amore, lo Spirito Santo, e la colomba ha due ali. Certamente l'amore di Dio è più importante ed è più grande dell'amore del prossimo, no? Ecco, quindi l'immagine della colomba non rende perfettamente ragione della priorità, no? Cioè, ecco, i maestri di Spirito dicevano anche che la croce ha due assi, l'asse verticale che simboleggia l'amore di Dio, l'asse orizzontale che simboleggia l'amore del prossimo. L'asse verticale, noto, della croce è molto molto più grande di quello orizzontale, no? Però anche lì la croce ci vogliono due assi per farla. Ecco, certo, la croce. La colomba vola con due ali, con una sola non vola. Ecco, e quindi che significa? Significa che tutto, cioè, dinanzi alla croce, no? Perché uno abbraccia la croce? Primo per amore di Dio, d'accordo? Perché crede fermissimamente che se il Signore ti sta chiedendo, bevi con me questo calice, somiglia un po' a me in questo dolore. Io l'accetto. Offri queste cose, io l'accetto. L'accetto per amore suo.
contestualmente, per amore del prossimo, perché credo, ecco di nuovo sempre la fede, che queste sofferenze siano foriere di grandi beni che io ovviamente non conosco, riconoscerò in paradiso se ci andrò, per il prossimo, per la conversione dei peccatori, per il rinnovamento della Chiesa, e per la salvezza del mondo, per le anime del purgatorio. Dio sa che ci deve fare, diciamo così, ecco, mi si perdoni l'espressione, con le nostre sofferenze, piccole o grandi, accettate per suo amore e offerte a Lui. Ecco, quindi, perché dove non c'è l'amore, Dio non c'è. Gesù chiama l'amore il tiranno spietato. E dice, nel corso della mia vita mortale ho fatto continui sacrifici, prima ne abbiamo visto qualcuno, no? E ha subito continue umiliazioni. È morto svenato su una croce, non è bastata ancora, sta nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, dove sono 2000 anni che ne riceve di tutti i colori, tutti i giorni, ne riceve irriverenze, oltraggi, soprusi, a volte orribili sacrilegi, come è noto, no? Sta in questo stato di vittima. Ecco. Noi non dobbiamo guardare queste cose con gli orizzonti terreni, no? Dobbiamo sempre guardare queste cose con gli orizzonti ultraterreni, perché chi partecipa, come dice la Sacra Scrittura, alle sue sofferenze partecipa anche alla sua gloria. Noi stiamo vivendo il tempo di Quaresima, lo stiamo vivendo bene, ma la sapienza immensa della Chiesa, no? La Quaresima culmina nel giorno di Pasqua, e dopo i 40 giorni di Quaresima ci sono i 50 giorni di Pasqua. Quindi è un periodo molto, 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 molto intenso, no? Perché la Pasqua, come sappiamo, il tempo di Pasqua finisce con la Pentecoste. Quindi, però, capite, 40 giorni di Quaresima e 40 giorni fino all'ascensione, no? Quindi la grandissima sapienza. Poi c'è questo prolungamento, c'è questa novena di Pentecoste, ma è bellissimo, no? Noi sappiamo benissimo che la Quaresima è l'immagine della vita terrena, perché la vita terrena è segnata dalla croce. Il tempo di Pasqua è anche la gioia che i cristiani vivono, no? Cioè, chi ha fatto una quaresima austera, insomma, con un programma, diciamo così, impegnativo, quando arriva il giorno di Pasqua, cioè, capisce anche che cos'è Pasqua, no? Perché, insomma, dice, oh, è finito, cioè, quindi lo sospira, ecco. Certo che noi sospiriamo, nessuno di noi è contento, cioè, tutti questi discorsi, rimane sempre il fatto che nessuno di noi è. Sarebbe una perversione, no? La sofferenza rimane sofferenza, la sofferenza noi l'abbracciamo perché è divina volontà, perché è salvifica, non perché siamo folli o amanti del dolore, perché amare di per sé stesso il dolore è una perversione, come sappiamo, no? Ecco, ma per la sua dimensione soprannaturale e per la sua forza salvifica, per la sua forza purificante e divinizzante in noi, come abbiamo visto, e per il bene che apporta alla salvezza delle anime e per la gloria che rende a Dio. O Divina Maria, tutta la tua anima è stata sempre da subito divinizzata dalla Santissima Croce, e anche la tua esistenza terrena ha conosciuto la privazione di Gesù, soprattutto nel tempo della sua vita pubblica, ma ci fu il prodromo, no? Con lo smarrimento di Gesù nel Tempio, e poi il giorno in cui Gesù, giorno drammatico, un giorno di un grande fiat, si accomiatò da te, per iniziare la vita pubblica, e da lì i continui addii, no? Quegli anni, i rari momenti in cui lo vedevi, e poi ripartiva. E poi il grandissimo addio, insomma, che le ore della passione ci rendono benissimo, prima dell'istituzione dell'Eucaristia, al Cenacolo, e poi il grande addio sotto la croce, e poi un altro addio il giorno dell'Ascensione. Quindi, e questi sono soltanto alcuni di quelli che noi possiamo conoscere. Quindi,
Anche la tua esistenza è stata evidentemente, pur nella straordinarietà della tua esperienza che nessuno può conoscere e sondare, però certamente sarà segnata anche da questi distacchi che tu hai vissuto con dolore immenso, ma in perfetta unione con il Fiat. Ecco, noi sappiamo che in te troviamo il modello perfetto di come regolarci e come rapportarci in ogni situazione. Sii sempre tu la nostra guida e la nostra maestra in tutto, ecco, maternamente vicina a noi, per condurci nel regno del Fiat Supremo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.